Buonasera e bentrovati all'edizione della notte del TG6. Continuano le polemiche per quanto riguarda il servizio mandato in onda dalla trasmissione Le Iene che si è occupato della vicenda dell'acqua contaminata dai laboratori nazionali di fisica nucleare del Gran Sasso. Questa mattina la Ruzzo Reti, la società che gestisce il servizio idrico in provincia di Teramo, ha voluto fare chiarezza. Vediamo che cosa è accaduto nel servizio di Tania Bonnici Castelli. L'acqua distribuita dal Ruzzo ai teramani è tra le più buone d'Europa. Controllata ed analizzata in ogni momento dalla Ruzzo Reti e dall'ARTA, è sempre risultata essere potabile, anche in seguito all'ultimo incidente di bassissima contaminazione con il diclorometano, verificatosi al punto di captazione nei pressi del pozzetto dei laboratori del Gran Sasso. Il fatto poi che l'evento non sia stato comunicato ai cittadini non contravviene la legge, che prevede che l'utenza venga informata solo in caso di minaccia imminente per la salute umana. Sono questi i punti principali che il presidente della Ruzzo, Antonio Forlini, ha voluto approfondire per eliminare dubbi e paure dopo il servizio televisivo delle Iene. Intanto la bontà della nostra acqua. Eccellente. Io bevo acqua quotidianamente dai rubinetti e vi assicuro che la nostra acqua è tra le migliori d'Italia. Perché non avete informato anche di questo piccolo sversamento i cittadini? Allora, intanto perché a nostro modo di vedere non esiste un obbligo di legge in tal senso. E riteniamo, in verità questa cosa noi non ci abbiamo neanche pensato, proprio perché per noi è normale che se capita un qualsiasi problema, una sorgente, noi siamo ovviamente obbligati a mettere fuori uso quella sorgente, a fare tutti gli accorgimenti che possano poi ripristinarla in fretta e a integrarla in altra maniera. E non è che avvisiamo la popolazione di qualsiasi problema che abbiamo nella gestione dell'acquedotto. Però questo piccolo incidente c'è stato, non pensate di chiedere una maggiore messa in sicurezza ai laboratori? Questo certamente sì, anzi è stata la prima cosa che abbiamo sottolineato ed è la cosa che noi ci aspettiamo la regione faccia, perché poi noi siamo il soggetto gestore, ma in realtà le captazioni sono di proprietà pubblica, di proprietà regionale, è la regione che deve e può e ha il potere per obbligare sia il gestore autostradale che il laboratorio a fare, a completare le opere che forse all'epoca non sono state completate dalla messa in sicurezza e a migliorarle, perché seppur piccolo e banale questo incidente c'è stato e quindi bisogna fare in modo che non si ripeta. In sintesi, l'obiettivo che si pone la Ruzzo Reti sarà quello di rendere sempre più compatibili tra di loro tre elementi che non potranno mai essere soppressi: il traffico autostradale dell'A24, gli esperimenti dei laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la captazione dell'acqua dal Gran Sasso. Per quanto poi riguarda l'intervista realizzata dalle Iene, Forlini annuncia che ha dato mandato all'ufficio legale per citare in giudizio gli autori del servizio televisivo per danno d'immagine e procurato allarme. Insomma, la nostra acqua è buona e la possiamo bere. Certamente sì. Ed ora la pagina della cronaca, iniziamo dall'operazione antidroga dei carabinieri della Compagnia di Popoli che hanno sgominato una organizzazione che si era specializzata nel traffico e nello spaccio di stupefacenti fra le province di Pescara e L'Aquila, il servizio di Paolo Renzetti. Traffico di droga nelle province di Pescara, L'Aquila e Teramo. Ad infliggere un duro colpo ad una organizzazione composta da albanesi sono stati i carabinieri della Compagnia di Popoli che hanno dato esecuzione a 12 misure cautelari eseguite all'alba di oggi. Sequestrato 1,3 kg di stupefacente e 9.000 euro in contanti. Un'organizzazione molto complessa che siamo riusciti a disarticolare dopo un anno e mezzo di lavoro, portato avanti sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia dell'Aquila. È un'organizzazione molto fluida sul territorio, organizzata e articolata su tre province, quindi la provincia di Pescara, la provincia dell'Aquila e in parte questa mattina abbiamo visto anche sulla provincia di Teramo. Un'organizzazione, diciamo, su forma di quadriumvirato orizzontale, quindi composta da quattro soggetti al vertice, che avevano la particolarità di non incontrarsi mai tra di loro. Quindi di veicolare le informazioni attraverso il cosiddetto passaparola, un incontro a coppie che avveniva soprattutto nella tarda serata e in ambienti lontani dai centri abitati, quindi dove c'era realmente l'impossibilità di controllarli, ma anche di avvicinarsi per un successivo monitoraggio.
Comunque, grazie proprio all'attività di intercettazione sia telefonica che ambientale, siamo riusciti a censire uno a uno i vari personaggi, a stabilirne i ruoli all'interno dell'organizzazione, le basi logistiche, i canali di rifornimento e, cosa particolare, un'organizzazione basata in parte anche su vincoli familiari. Proprio questi vincoli familiari che poi alla fine ci hanno permesso di comprendere le finalità del denaro provento di spaccio, quindi sia per il riacquisto dello stupefacente ma anche per il mutuo soccorso tra i sodali. È stata sciolta la prognosi di Francesca Moro, 26 anni, la pugile veneziana ricoverata per oltre 2 settimane all'ospedale di Pescara, dove era arrivata in coma sabato 18 di marzo in seguito ad un malore avvertito dopo il match a Chieti. La giovane alle 5 di questa mattina ha lasciato il capoluogo adriatico ed è stata trasferita in un centro riabilitativo di Venezia. I medici l'hanno giudicata guaribile in 80 giorni, anche se la riabilitazione della ragazza sarà lunga. Dopo un intervento chirurgico per un ematoma subdurale acuto e dopo diversi giorni di coma in condizioni estremamente critiche, nei giorni scorsi Moro si era gradualmente ripresa, iniziando a parlare e ad interagire con il personale sanitario e con i familiari. La giovane era stata ricoverata prima nel reparto di rianimazione e poi in neurochirurgia fino al trasferimento odierno. 250 studenti in partenza a bordo di 5 pullman per una gita scolastica in Grecia sono stati bloccati dopo il sequestro di uno dei mezzi da parte della polizia stradale perché uno dei conducenti non era in regola con i documenti di guida. Il controllo è stato condotto dagli uomini della Polstrada pescarese diretti da Silvia Conti ed è stato effettuato nel centro del capoluogo adriatico quando gli studenti iscritti ad una scuola superiore della città erano in procinto di partire. I poliziotti hanno appurato che uno degli autisti non era in regola con la carta di qualificazione conducente che era scaduta. Ed ora alla pagina politica. Nicola Trifuoggi non è più il vice sindaco di L'Aquila. Questa mattina l'ex procuratore capo di Pescara ha rassegnato le sue dimissioni e contestualmente ha annunciato la sua candidatura a sindaco nelle prossime elezioni amministrative. Vediamo il servizio. Do le dimissioni senza sbattere nessuna porta perché ritengo esaurito il mio mandato. Più di quello che ho fatto non potevo fare. Esordisce così Nicola Trifuoggi, rimettendo il suo mandato da vice sindaco del comune dell'Aquila. Il mio è stato un mandato di servizio, dice, di servizio per la città. Fui chiamato dall'amministrazione in un momento delicato perché si sarebbe bloccata la ricostruzione e la relativa macchina comunale. Per questo accettai, senza conoscere all'epoca neanche come fosse composta la giunta comunale, né il consiglio, né come fosse composta la maggioranza. Dunque io non sono venuto a salvare Massimo Cialente né la giunta da lui rappresentata. Io sono venuto perché Cialente all'epoca mi disse che se io non avessi accettato la carica di vice sindaco lui si sarebbe dimesso, avrebbe confermato le dimissioni, sarebbe arrivato un commissario e si sarebbe bloccata la ricostruzione. Io ho accettato perché mi sono sentito in quel momento sulle spalle la responsabilità della mancata o ritardata ricostruzione dell'Aquila, chiunque fosse il sindaco, da chiunque fosse rappresentata la giunta. L'ex sindaco ribadisce poi che nel suo operato si sia distinto per non aver mai votato una delibera su cui non fosse d'accordo, come nel caso in cui si è opposto alla transazione per il pagamento del risarcimento alla ditta costruttrice della metropolitana di superficie. I documenti attestanti le spese sostenute dalla ditta non sono mai stati forniti, dice Trifuoggi. Si transa sulla base di dati, non di chiacchiere. Io ho detto che l'assessore deve saperne più del dirigente di quel settore, perché due persone che parlano la stessa lingua riescono a risolvere dei problemi che invece quando è uno solo spesso rimangono irrisolubili. A volte certe decisioni sono state prese per opportunità politica, e l'opportunità politica è sempre relativa, c'è sempre un visto da sinistra e un visto da destra. Forse a volte qualche decisione più coraggiosa avrebbe potuto aiutare, ma io non voglio parlare del passato, assolutamente, né voglio parlare dei singoli, io voglio parlare del futuro,
e se parlo di errori è solo per far capire che li abbiamo individuati e che vogliamo provare a correggerli. Andiamo avanti, il gruppo consigliare hashtag Montesilvano 2019 contesta la decisione della Giunta Maragno di destinare il centro sportivo Trisi e un immobile ex FEA e di Corso Umberto a punto di accoglienza di migranti e il gruppo si dice pronto a dare battaglia in consiglio comunale. Vediamo. La richiesta di Consiglio Comunale straordinario urgente è già pronta. A sottoscriverla sono stati i consiglieri della lista di centrodestra hashtag Montesilvano 2019, capitanata da Anthony Aliano. Il gruppo contesta la decisione della Giunta Maragno di impiegare il centro sportivo Trisi, situato in zona Vestina, come centro di accoglienza per i migranti e i rifugiati. Stessa sorte stabilita anche per l'immobile ex FEA a ridosso di Corso Umberto. Alla delibera del commissario dell'azienda speciale di Montesilvano è seguita quella della Giunta, spiegano i consiglieri comunali, il tutto senza concertazione. Hashtag Montesilvano 2019 quindi richiama l'attenzione sul tema più generale dell'accoglienza che, dicono, ha già compromesso la vocazione turistica della città. Molti alberghi infatti hanno riconvertito le loro attività in funzione del ricovero dei migranti. Non solo, il progetto SPRAR costerà 70.000 euro alla cittadinanza montesilvanese. Costerà 70.000 euro, ma quello in termini di cassa diretti. In maniera indiretta costerà il degrado morale, materiale della città, un centro sportivo che non potrà più essere utilizzato dalla cittadinanza. Io ricordo che vi fanno uso bambini, donne, uomini, anche nelle ore notturne. Il lungomare di Montesilvano è già completamente martoriato da questa esigenza malcelata di far business con il sistema dei migranti. Adesso ci si aggiunge l'ente amministrativo, questo non è proprio consentibile, noi ci opponiamo a tutti gli effetti, costi quel che costi. A supporto delle posizioni della lista civica comunale è intervenuto anche il capogruppo regionale di Forza Italia, Lorenzo Sospiri. Cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe applicare... Innanzitutto si tratta di politiche nazionali, quindi bisognerebbe cambiare governo dal mio punto di vista e applicare una diversa politica su questo fenomeno. Certamente non è pensabile scaricare da parte dello Stato sui comuni, oltre a tutti i problemi che hanno di bilancio, di manutenzione, di sociale, anche l'onere di una gestione di un fenomeno così incontrollato. Nel caso specifico della città di Montesilvano, gli alberghi che in questo momento stanno ospitando, secondo me in maniera non più legittima, questi presunti profughi devono essere immediatamente svuotati. Al via da questa sera a Pescara, con chiusura per 24 ore di via del circuito, i lavori di manutenzione stradale che interesseranno a seguire anche altre importanti zone della città. Sentiamo. Vice Sindaco Blasioli, oggi si parla in conferenza stampa dei lavori che riguarderanno le strade di Pescara, puntate molto sulla manutenzione stradale, ad iniziare da via del circuito che questa sera starà chiusa per 24 ore per dei lavori urgenti. Sì, punteremo molto sulla manutenzione stradale, di qui ai prossimi due anni sarà la principale opera pubblica della città. Il comune di Pescara è un comune in predissesto, deve ragionare come una famiglia dove c'è un genitore che perde un posto di lavoro. Si fa prima la necessità e la necessità significa garantire strade belle ma soprattutto sicure. Cominciamo da Via del Circuito, questa sera alle 20.30, quindi lavoreremo spesso e volentieri di notte. Chiuderà per una giornata, ma è una via che dopo, diciamo, il maltempo ha bisogno di manutenzione, soprattutto perché la via di accesso di tanti genitori che portano i bimbi a scuola, delle persone che accedono a ovest nella nostra città, ma soprattutto dei mezzi di primo soccorso. Da lì passeremo su altre strade, quindi via Firenze, via Nazario Sauro, via Caboto, via Marino da Caramanico, via Gioberti, via Parini, via De Marsi, via dei Sabini e poi la Tiburtina. Sarà l'ultima grande opera, 1,6 km di strada dalla rotonda, quella famosa con l'aereo, fino a Via Lago di Campotosto. Ci saranno inevitabilmente però dei disagi per gli automobilisti? I disagi ci sono, è normale che siano così, però le opere vengono comunicate con largo anticipo, la cartellonistica stradale permetterà di scegliere percorsi alternativi e lavoreremo di notte, di più non potevamo fare. Torniamo a Teramo, sono circa 1.000 i cittadini che aspettano da 3 anni che l'amministrazione comunale attui la retrocessione dei terreni agricoli, un iter che sembra essersi bloccato e che comunque costringe al pagamento dell'IMU i proprietari che ne hanno fatto richiesta. La denuncia parte dai banchi dell'opposizione, in particolare dal Partito Democratico.
A languire a Teramo non è solo la ricostruzione dopo sisma e maltempo, ma anche l'iter di retrocessione per i terreni agricoli iniziata 3 anni fa dal Comune e richiesta da quasi 1000 cittadini teramani. Un problema non di poco conto se si pensa che con il nuovo piano regolatore del 2008 a Teramo, tanti proprietari di aree hanno visto cambiare la destinazione d'uso dei loro terreni da agricoli inedificabili, con il conseguente pagamento dell'IMU alle casse comunali. Edificabilità spesso contestata e non voluta dagli stessi proprietari, che sono comunque costretti a versare annualmente un'imposta altissima. Acque agitate dunque in Consiglio Comunale, da dove parte una denuncia della consigliera del PD, Ilaria De Santis. Lei è stata contattata da tanti cittadini? Sì, io sono stata contattata da tantissimi cittadini che già nel 2014 avevano fatto le richieste per quanto riguarda appunto la retrocessione dei terreni, cioè da edificabili in agricoli. E questo perché? Perché l'allora assessore Cozzi aveva presentato alla cittadinanza la possibilità di far retrocedere questi terreni che non venivano utilizzati come edificabili in agricoli, e quindi aveva promesso in un certo senso che i cittadini, i proprietari terrieri, non avrebbero pagato più l'IMU su quei terreni. Sono passati 3 anni e non è stato fatto nulla, secondo lei? Sono passati 3 anni, gli uffici sono paralizzati dall'ottobre 2014, perché dobbiamo anche segnalare il fatto che all'epoca, nel 2014, addirittura per quante richieste c'erano state, il bando era stato anche prorogato tra un impasto di giunta, una crisi in maggioranza, una crisi di identità. Gli uffici comunque sono rimasti paralizzati, hanno seguito appunto questa paralisi dell'amministrazione. Di conseguenza l'unica cosa che in realtà si muove sono appunto i soldi dei cittadini che vanno a finire nella cassa comunale, nonostante appunto abbiano presentato le richieste, le istanze per far retrocedere i propri terreni. Dagli uffici dell'urbanistica di Teramo fanno sapere che le lungaggini sull'iter delle retrocessioni dei terreni agricoli sono dovute ai rilievi geologici che si stanno attuando. A questo punto però ci si chiede: perché servono queste ulteriori indagini quando esiste un piano regolatore che le ha già diligentemente eseguite? A Pescara al via lo scambio fra il liceo Marconi e le scuole russe di Togliattigrad, il tutto nell'ambito del progetto Alternanza Scuola Lavoro. Gli studenti russi oggi a Pescara hanno visitato il Museo delle Genti d'Abruzzo. Oggi qui al Museo delle Genti c'è questa iniziativa tra l'Istituto Marconi, gli studenti della vostra scuola, professoressa, e una rappresentanza di studenti russi che sono venuti qui a Pescara. Nell'ambito di quale progetto? Allora, noi abbiamo un progetto di scambio culturale molto importante, perché la nostra scuola fa parte delle reti internazionali che si occupano proprio del collegamento in rete delle scuole che studiano, nel nostro caso, la lingua russa. Questo è un progetto molto particolare perché entra nel progetto dell'alternanza scuola-lavoro, in cui i nostri ragazzi fanno da interprete ai russi e stanno presentando il museo. Faremo dei giri per l'Abruzzo, dove sempre i ragazzi si alterneranno, e questo è molto importante, faranno da guida per tutto l'Abruzzo proprio a questi ragazzi. È un momento di pratica molto importante, perché loro si sentiranno responsabili e metteranno in pratica la lingua. Io volevo chiedere proprio alla professoressa russa come ha trovato il nostro paese, soprattutto la nostra regione, e soprattutto i ragazzi come hanno trovato l'Abruzzo e Pescara. Mi trovo molto bene in Italia, perché sono qua per la 8ª volta già, e così posso dire che sono innamorata in Italia, e così posso dare questo amore anche ai miei ragazzi. E siccome la nostra città si chiama Togliatti, il nome del famoso comunista italiano, cerchiamo di diffondere la cultura e la lingua italiana nella nostra regione e nella nostra città. Ed ora un'ampia pagina dello sport. Iniziamo dalla Serie A con una prova d'orgoglio. Il Pescara costringe al pareggio il Milan in vantaggio con una clamorosa topica difensiva del duo Paletta-Donnarumma. Il Delfino è stato poi riacciuffato da Pasalic. Inutile il forcing a fine partita del Milan, trascinato anche dall'ingresso in campo dell'ex di turno Gianluca Lapadula, che è comunque uscito tra gli applausi dello stadio Adriatico Cornacchia. Il servizio della partita, e poi andiamo ad ascoltare insieme le dichiarazioni a fine gara del tecnico Zeman.
Un Pescara a cuore d'orgoglio ferma il Milan sul risultato di 1-1 e regala finalmente una domenica con tanti sorrisi ai suoi tifosi. Il pareggio serve a poco per la classifica, ma la squadra biancazzurra si chiedeva di dimostrare di essere ancora viva e la risposta che tutti si aspettavano è puntualmente arrivata. Si fa invece dura per il Milan in Europa, il pareggio dell'Adriatico potrebbe costare davvero caro l'11 del presidente Berlusconi. Per la squadra lombarda è un mezzo passo falso che potrebbe lasciare il segno, visto che Atalanta e Lazio continuano ad allungare in classifica. Solo a tratti i rossoneri sono riusciti a far vedere delle cose buone e soprattutto con il grande ex Gianluca Lapadula in campo, quando però la squadra aveva già speso tanto. Complimenti vivi invece al Pescara, che ha giocato una gara di dignità ed orgoglio, come chiedeva Zdenek Zeman, che ha avuto il merito di cambiare diversi componenti della squadra titolare, mandando in campo anche Fiorillo per la prima volta in stagione e Campagnaro alla sua prima gara nel girone di ritorno. Rossoneri in campo con il 4-3-3, giovane e vigoroso senza neanche Suso, oltre ai noti lungo De Genti, Montella in difesa, poi preferisce Calabria De Sciglio. Solo panchina per l'atteso ex Lapadula, che avrà spazio nella ripresa. Nel Pescara Zeman getta nella mischia Koulibaly, ma soprattutto fra i pali, come detto, il portiere Vincenzo Fiorillo. Si comincia in uno stadio adriatico stracolmo con quasi 21.000 spettatori. I rossoneri in avvio cercano subito di imporre il loro gioco. Al terzo Bacca, servito in area tutto solo, conclude di potenza, mettendo però a lato. Il Pescara, con la velocità di Caprari e Benalì, cerca di mettere in difficoltà la più quotata formazione avversaria. Al 12° pallone indietro scriteriato di Paletta per Donnarumma, che cicca clamorosamente il pallone che si infila beffardamente in rete. Esplode la gioia dei tifosi biancazzurri sulle tribune, che quasi non credono ai loro occhi, mentre in panchina resta letteralmente impietrito Vincenzo Montella. La reazione del Milan è rabbiosa ma soprattutto confusa. I rossoneri fanno tanto possesso palla, con il Pescara che soffre ma che al 29° con un tiro cross di Memushai chiama Donnarumma ad una respinta con i pugni e con Beibec in agguato. Montella sprona i suoi dalla panchina, ma il diavolo avanza a marce ridotte con Fiorillo quasi mai impegnato. Al 37° si vede in area biancazzurra Ocampos e spizzica di testa il pallone che finisce al lato di un soffio. Il finale di tempo vede però al 40° il pareggio del Milan dopo un'azione di contropiede avviata da De Lofeu e conclusa in maniera vincente da Pasalic al volo dopo la respinta miracolosa del portiere biancazzurro Fiorillo proprio su De Lofeu. Nella ripresa si riparte con gli stessi 22 di inizio gara. All'11° fiammata di Sosa, che dai 25 metri colpisce la parte superiore della traversa. Al 13° arriva il momento di Lapadula nello stadio che lo consacrò lo scorso anno con 30 gol in Serie B, capocannoniere del torneo cadetto. Al 14° il Pescara va però ad un passo dal 2-1 con Bovo che su punizione manca di un soffio il bersaglio grosso. Al 16° annullato un gol agli abruzzesi con Benalì pizzicato in fuorigioco, decisione che lascia più di qualche dubbio. La gara resta equilibrata con Batti e Ribatti e portieri inoperosi fino al 29° quando ancora lo scatenato Benalì chiama Donnarumma al salvataggio in calcio d'angolo. Al 35° ecco Lapadula che arriva ad un soffio dal gol dell'ex con Fiorillo che gli dice no con i piedi. Il Milan stringe letteralmente d'assedio l'area biancazzurra e al 40° il Romagnoli di testa a mancare il 2-1 colpendo in pieno il palo. La gara non conosce soste con Benalì che anche lui di testa va a sfiorare il 2-1. Si arriva così al recupero con Kučka che al 45° mette incredibilmente a lato e nel recupero e poi Campagnaro in scivolata a dire ancora no al suo ex compagno di squadra Gianluca Lapadula che al termine della partita va a salutare i tifosi biancazzurri. 30 gol e una stagione memorabile non si possono dimenticare. Vabbè, io sono contento oggi per la prestazione, penso che anche la gente si è divertita perché ha visto una squadra che aveva la voglia di fare, poi magari qualche errore tecnico ci ha impedito di fare meglio, però per me è importante che la squadra si impegna e che cerca di giocare insieme come squadra. Vabbè, io ripeto, per me il risultato con Milan è importante perché è sempre una grossa squadra e in più penso che abbiamo proposto qualche cosa di quello che vorrei che si fa. È normale che spero che la squadra si ricorda quello che ha fatto oggi e giocherà
così anche con le squadre che non si chiamano Milan. Ma per noi era sempre aperta, io ripeto, finché non c'è la matematica che ci manda giù, dobbiamo giocare. E io di nuovo ripeto, spero che la prestazione oggi, anche se con tante imperfezioni tecniche, ci dà coraggio e ci dà voglia di lottare fino alla fine. Ed ora scendiamo in Lega Pro. Il capitano del Teramo, Ivan Speranza, racconta ai nostri microfoni la gioia per aver segnato un gol pesante, quello della vittoria nella gara di due giorni fa contro la San Benedettese. Teramo che comunque tornerà in campo subito dopo domani sera nel turno infrasettimanale allo stadio del Conero con il fanalino Ancona. Bellissima, già incredibile fare gol gli ultimi secondi comunque di una partita importantissima contro la San Benedettese, che sappiamo la rivalità che c'è con il Teramo, è una cosa bellissima. Raccontaci quel gol. Ma abbiamo fatto questo schema sul primo palo che abbiamo provato in settimana, e quindi è andato Masocca a battere questo calcio d'angolo, l'ha messa bella, una palla bella forte, io ho anticipato un po' tutti e stavo un po' fuori dalla porta, ho cercato di girarla meglio possibile, l'ho incornata bene questa volta rispetto a quella del primo tempo, quindi ed è andata bene per fortuna. Alla fine siete andati anche verso la curva a salutare i ragazzi proprio della Est, importante ricucire un rapporto con questi tifosi dopo quello che è successo nelle settimane scorse. Sì, ma noi eravamo andati anche sabato a Mantova per quelli che erano venuti, ovviamente siamo andati a ringraziare perché comunque fanno tanti chilometri per venirci a sostenerci, quindi come hanno sempre fatto in tutte le partite, sono sempre calorosi, ci hanno sempre incoraggiato anche quando andavamo meno bene, quindi abbiamo cercato comunque di, ci hanno anche spronato magari, quindi cerchiamo di ricucire questo rapporto che magari non era nulla magari di chissà che, però noi abbiamo condannato solo il gesto che era stato fatto e punto. Sì, un'altra partita importante come ho detto prima, è per noi è uno scontro diretto in cui dobbiamo andare lì con coraggio, con voglia di portare i tre punti, quello dobbiamo fare. In Serie D l'Aquila espugna il De Marsi e fa suo l'atteso derby con l'Avezzano. Più forte delle difficoltà e delle assenze, la squadra di Battistini resta quinta e a 6 punti dalla vetta. Sconfitta invece con pesanti ripercussioni in casa Avezzano, il patron Gianni Paris ha licenziato il DS Stefano De Angelis, invitando alle dimissioni l'allenatore Pino Tortora. Vediamo il servizio di Roberta Di Sante. 90 minuti di gara combattuta ma non spettacolare, al termine dei quali un'Aquila cinica e più propositiva riesce ad espugnare il De Marsi, a far suo un derby tatticamente bloccato contro un Avezzano meno in palla del solito, il tutto condito da fischi e dichiarazioni al veleno nel postgara. Deluso quanto cambia tutto, insomma, ho deciso di non far continuare la guida tecnica anche per la stagione prossima, quindi non si tratta oggi di un esonero, a meno che non ci siano le dimissioni del mister Tortora e di tutto lo staff, compreso la direzione tecnica di De Angelis. Sono orgoglioso, ripeto, della squadra, in questo ambiente asettico, in questo ambiente di veleni che fanno parte sicuramente del passato, che non ce li ho portati io, era quasi impossibile riuscire a salvarsi. Io, il mio staff e Stefano De Angelis siamo riusciti a farlo. Se il presidente ha questa intenzione, in bocca al lupo per il prossimo anno. Sembra però aver approcciato meglio la formazione rosso-blu la partita, che al 16esimo sblocca il risultato. Valenti se ne va sulla destra, vince un rimpallo e centra il palo alla sinistra di Lewandowski, ma sulla respinta il più veloce è Dictevicius a ribadire in rete per il vantaggio aquilano. La reazione dei padroni di casa sta tutta in un diagonale di Leto, che al 24esimo si stampa sul palo per poi terminare la sua corsa tra le braccia di Farroni. Non riesce ad imbastire una reazione importante la squadra di casa, che fatica a creare gioco e occasioni anche per il pressing alto dei ragazzi di Battistini. Nel finale di primo tempo si accendono gli animi in campo e sugli spalti per via di un fallo sul Leto che rimane a terra e viene strattonato. Parapiglie in campo e groviglio di uomini intorno al direttore di gara Feliciani, che ammonisce il portiere avezzanese Di Girolamo dalla panchina per proteste, per poi mandare tutti negli spogliatoi.
La ripresa si apre con gli aquilani in avanti, al settimo Mininkleri mette in mezzo, il pallone arriva a Dictevicius, la conclusione a botta sicura e la sfera che sfiora il palo. Passano due minuti e Ranelli ci prova dal limite, ma Lewandowski non si fa sorprendere. Al diciottesimo ancora Leto prova dalla distanza, ma Farroni si salva smanacciando in corner. Sul fronte opposto Mininkleri calcia di poco oltre la traversa. La manovra dell'Avezzano non riesce a produrre occasioni tali da impensierire Farroni, che al 24esimo disinnesca la conclusione di Deramo. Al 31esimo l'Aquila sfiora il raddoppio in contropiede con il neoentrato Peluso. L'attaccante, oggi al rientro dopo il periodo di stop, impegna Lewandowski al termine di una discesa. La respinta termina ancora sui piedi di Dictevicius, che questa volta però spedisce alto. È il preludio al 2-0 aquilano, che arriva al 40esimo e porta proprio la firma di Peluso, che infila Besana e deposita il diagonale chirurgico all'angolino lontano dove Lewandowski non può arrivare, suggellando il rientro con la gioia del gol. Può così iniziare la festa dei giocatori rossoblù, che ringraziano ed esultano sotto il settore dove sono assiepati i circa 150 tifosi giunti dall'Aquila, che conserva il piazzamento playoff. Continuiamo con la Serie D e siamo al San Nicolò, che continua la rincorsa al secondo posto. La squadra di Massimo Epifani si sbarazza in maniera semplice della Jesina, partita finita 4-1 e resta a due punti dal Matelica. Il servizio di Ania Cantagalli. Ottavo risultato utile consecutivo per il San Nicolò, che batte la Jesina 4-1, allunga la striscia positiva e si proietta sempre più verso il miglior piazzamento in ottica playoff. La Jesina, bisognosa di punti dopo due sconfitte consecutive, parte con un buon piglio. Uno dei due ex della gara, Censori, impegna il 12esimo direttamente da calcio d'angolo Ciotti, bravo a smanacciare sul fondo. Dagli sviluppi del successivo corner, Bontà mette fuori di testa da due passi. Il San Nicolò reagisce. Traini, altro ex della partita, si veste da rifinitore, lascia Petronio in area che mette un pallone sul secondo palo, sul quale Di Benedetto in scivolata non arriva di un soffio. L'episodio a favore per i padroni di casa arriva qualche minuto dopo, con protagonista ancora Di Benedetto, che viene atterrato in aria in maniera fallosa secondo il direttore di gara. A trasformare il successivo calcio di rigore ci pensa Bisegna, che porta in vantaggio il San Nicolò. La Jesina accusa il colpo, mentre i padroni di casa non trovano la via del raddoppio in più di un'occasione. Bisegna serve al bacio Di Benedetto, ma l'esterno lascia partire un tiro centrale che Tavoni riesce a bloccare. Due minuti dopo Traini prova la girata rapida di destro, ma Labriola ci mette una pezza. La prima frazione si chiude con un'occasione per Massetti, che dagli sviluppi di un calcio di punizione spara alto sulla traversa. La ripresa inizia come meglio non si potrebbe per la squadra di Epifani. Basta infatti attendere 4 minuti per vedere il San Nicolò sviluppare una bella azione dalla sinistra, che porta Traini in girata a siglare la sua nona rete stagionale. La Jesina esce praticamente dal campo, mentre i biancazzurri controllano la gara fino a mandare i titoli di coda, quando ancora Traini firma la doppietta di giornata, servito dalla destra da Massetti. Per la squadra di Epifani c'è poi solo da attendere il triplice fischio, tra qualche ripartenza sprecata ed una pressione praticamente innocua degli ospiti. Prima della fine c'è gloria anche per Bosi, che con un destro a giro firma il poker biancazzurro. La rete di Trudo a pochi istanti dal termine è buona solo per l'attaccante per siglare l'ottava rete stagionale. Per il San Nicolò, domenica prossima è in programma la difficile trasferta in casa dell'Agnonese. È tutto anche per l'edizione della notte del TG6. I nostri prossimi appuntamenti sono domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa di Mattino 6 e poi con i nostri telegiornali alle 14, alle 19 e alle 23. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona notte. Thank you.